Ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, sono esattamente le 15.30, nel frattempo naturalmente prosegue anche le Fonti Trading Week, però partiamo dall'apertura di Wall Street in rialzo proprio in attesa delle minute della Fed, soltanto il Dow rimane leggermente al di sotto della parità, l'S&P 500 invece guadagna 7 punti, il Nasdaq, andiamo a vedere il Nasdaq velocemente, real time guadagna mezzo punto percentuale, il Dow Jones come detto cede 21 punti attualmente. Abbiamo un indice della volatilità, ovvero il cosiddetto VIX Index al 16 punti, poco più dei 16 punti. Sarà molto interessante ad osservare i mercati anche sotto punto di vista di volatilità, perché è appunto ciò che si attendono gli operatori di mercato per il mese di luglio, dopo un mese di giugno estremamente tranquillo sui mercati. Per quanto riguarda il comparto tech, in forte rialzo fa eccezione soltanto Netflix che cede lo 0,91%, poi abbiamo l'indice dei semiconduttori leggermente sotto la parità, il comparto bancario che cede lo 0,32% insieme al comparto energetico che invece guadagna lo 0,80%, però per carità ieri abbiamo assistito a delle vendite estremamente pronunciate, specie per quanto concerne il comparto energetico. Il comparto automobilistico oggi rimane comunque sottotono, fa eccezione solo a Ferrari che guadagna mezzo punto percentuale. Come detto anche prima della pausa pubblicitaria, il mercato obbligazionario ipercomprato attualmente sia negli Stati Uniti che in Europa, ma vorrei farvi vedere più che altro il decennale americano ad 1,3% di rendimento, solo ricordiamo una settimana fa era tra 1,62 e 1,65, attualmente ad 1,3, e non solo, abbiamo l'indice del dollaro che continua a rafforzarsi anche se in maniera molto moderata, rimane sopra quota 92 e l'euro dollaro scambia ad 1,18. Questa è la situazione sui mercati, sempre per quanto concerne anche l'apertura di Wall Street ci torneremo, intanto inviateci le vostre domande, vorrei presentarvi i miei ospiti, sono in compagnia di Sante Pellegrino, CEO santeptrader.com, buon pomeriggio Sante, ben ritrovato. Buon pomeriggio a te Alexandra e ben ritrovati a tutti gli amici trader. E buongiorno naturalmente anche a Daniele Lavecchia di Traders Magazine, buon pomeriggio, grazie per essere con noi Daniele. Buon pomeriggio a tutti. Dunque Sante, vorrei partire da te con un commento per quanto concerne questa apertura, ma soprattutto che cosa che ha causato questi ribassi di ieri, è l'inizio di uno storno o era una cosa semplicemente fisiologica? Beh, tu sai oramai come la penso, anche perché non mi sono mai nascosto su quelle che sono le mie idee di trading, è chiaro che però il mercato fa quello che desidera, però oramai è noto il fatto che io sono abbastanza ribassista ed è noto il fatto che ho più volte affermato e non mi tiro indietro, anche se vorrei che il mercato mi smentisse, che dopo i massimi di aprile difficilmente il mercato rimarrà rialzista. Io mi aspetto un ulteriore ribasso da parte dei mercati. Quello che è successo ieri effettivamente per quel che riguarda i mercati americani è sicuramente uno storno, perché la maggior parte degli indici, tra cui proprio il mini Nasdaq Futures, perché è quello che trado, è fortemente in ipercomprato e quindi continua ancora a soletticare la parte alta del canale, canale rialzista che intravede due trend line di lungo periodo abbastanza alte, uno che dovrebbe incontrare anche una resistenza ciclica che è quella dei 15.500 punti, 15.440 punti, e questo potrebbe, poiché i mercati in questo momento sono irrazionali ma per altri discorsi, potrebbe verificarsi. Al contrario ovviamente i supporti interessanti soprattutto per il Nasdaq, che è l'indice della volatilità ed è quello più sensibile alle reazioni anche del comparto obbligazionario, abbiamo visto praticamente dopo l'annunciato pattern ribassista di ottobre annunciato da Goldman Sachs, quello che è successo sul Nasdaq all'indomani del rialzo dei tassi, quindi è tutto strettamente collegato ed effettivamente per il momento il Nasdaq ha forza e finché la barca va lasciala andare, però io non sono più rialzista da dopo aprile e onestamente sto
come dire, sono guardingo e quindi tutte le operazioni che faccio storicamente le faccio sempre coperte da opzioni put, ma in questo particolare momento del mercato io sto prediligendo più uno spread verso le put che verso l'azione pura o le call addirittura. Quindi sono più ribassista che rialzista, ma ripeto, non mi nascondo perché fino a quando alcuni livelli di mercato non verranno violati a rialzo e con dei volumi reali e interessanti, questa view di mercato purtroppo resta la mia unica arma di difesa. Allora, dunque, vorrei sentire anche Daniele Lavecchia che cosa ne pensa dei mercati, specie quelli americani. Poi, per carità, anche qua in Europa abbiamo assistito a dei ribassi anche non troppo significativi per quanto concerne la seduta di ieri. Siamo in un momento di storno o semplicemente movimenti fisiologici? Per il momento siamo in movimenti fisiologici, a mio parere. Anch'io la penso come Sante, che siamo comunque su livelli molto, molto alti e che è probabile che vedremo qualche cosa di più importante nella seconda parte dell'anno, soprattutto se noi andiamo ad analizzare la differenza tra i vari indici, che è la cosa che faccio più frequentemente, cioè andare a vedere la composizione interna dei vari indici, Standard & Poor's 500, Dow Jones e Nasdaq. Le situazioni parlano chiaro. In questo momento il Nasdaq è trainante perché ha una serie di titoli che stanno spingendo particolarmente e non hanno alcune zavorre che invece vanno a comporre alcuni indici. Voglio, giusto per dare un'idea di quanto un'analisi sulla composizione interna degli indici possa pesare tanto, voglio darvi questa indicazione. Sì, sì, prego. Guardate, condivido lo schermo, non so se lo vedete. Sì. Ok, guardate lo Standard & Poor's 500 nella sua normale forma che abbiamo sempre visto. Sappiamo che non è un indice equipesato, cioè l'indice ha una serie di titoli, che sono 505 in questo momento, che vanno a comporre il paniere, vengono pesati a seconda della capitalizzazione. Questa è la forma classica che possiamo osservare. Guardate, se equipesassimo i vari titoli, la forma che si avrebbe. Per gli amanti dell'analisi tecnica classica è un potenziale triplo massimo, quindi la differenza secondo me sta per il momento in alcuni e non troppi titoli che sono trainanti e che fanno la maggior parte del mercato. Noi sappiamo che i primi 10 titoli dello Standard & Poor's 500 fanno un quarto di tutto il mercato, e questo secondo me è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto quando andiamo ad analizzare i mercati. Va da sé che quando questi 10 titoli vanno a scendere, a ritracciare più pesantemente, secondo me il panic selling prenderà il sopravvento del mercato. Restano comunque delle aree importanti a difesa per il momento, e io continuo ad andare long sui mercati perché ho imparato purtroppo a mie spese in quest'ultimo anno e mezzo che andare a prevedere il top non è una gran scelta, quindi sto continuando ad andare long, sempre però con meno posizioni e cercando di puntare piuttosto su settori che sono un po' sottoquotati rispetto a quelli che sono i massimi. E dunque ci sono arrivate già tantissime domande dai nostri telespettatori. Intanto vado da Sante, ma Daniele, volevo chiederti già di preparare il titolo Carver Bancorp, il ticker CARV. Intanto vengo da te, Sante, con una domanda, poi c'è una domanda che mi fa sorridere tanto perché si tratta di un titolo italiano che è un tuo cavallo di battaglia da tanto tempo, ma prima vorrei rispondere a Fabrizio che ci chiede appunto se bisogna preoccuparsi dei titoli cinesi, in questo caso Xpeng e NIO, considerando la stretta che è arrivata proprio da Pechino e l'impatto che ha avuto sui mercati poi. Allora, secondo me c'è da tempo una guerra all'ultimo soldo tra America e Cina. Basti pensare a quello che è successo tra ieri, avantieri, questa settimana, insomma, quando in Afghanistan le truppe americane hanno lasciato la luce spenta all'interno dei loro dipartimenti militari, e sono arrivati i talebani e hanno svaligiato tutto. E già circola voce che i cinesi si prenderanno cura di questi paesi. Questo significa che dove l'America si ritira, la Cina avanza. E quindi i titoli cinesi, aver paura
fino a un certo punto, nel senso che è una potenza economica che esprime redditività completamente diversa da tutto ciò che non è Cina, cioè tutto ciò che è occidentale in Cina conta poco. Quindi sicuramente spaventano le dichiarazioni, tra virgolette, di guerra economica tra America e Cina, però i flussi economici esulano un po' dagli interessi dei gestori e soprattutto dagli interessi di grandi investitori, e la Cina in questo momento storico assieme alla Russia non teme nulla, quindi non ha paura dell'America. E tra l'altro abbiamo visto anche come Biden sia diventato subito dopo l'elezione accomodante a quelle scelte politiche che Trump ha intrapreso nel suo mandato. Spero di aver risposto, insomma. E invece a livello di singoli titoli, proprio quando si tratta anche di Xpeng, se vogliamo prendere Tencent, Alibaba, ieri hanno ceduto un bel po' di terreno. Per quanto riguarda Xpeng in particolare, avresti qualcosa da dirci a livello grafico? A livello grafico io avrei visto più NIO, ma perché è un concorrente diretto. Andiamo a vedere NIO, va bene. Sì, ma anche vediamo anche... Allora, sta caricando il grafico, purtroppo sono a Milano e c'è poca ADSL, non ho capito perché. Quindi. Allora, se hai bisogno di tempo andiamo da Daniele nel frattempo, sì. Dimmi tu. Volentieri, volentieri. Allora, rispondiamo intanto a Carlo. Daniele, prego, che ci ha chiesto un parere su Carver Bancorp, il ticker come ha detto è CARV. Ok, lo vedete, adesso vi condivido lo schermo. Eccolo qua, credo che lo vediate. Il titolo ha una bassissima capitalizzazione, appartenente al settore finanziario che in quest'ultimo periodo non è particolarmente brillante. Questa sembra una delle tipiche lateralità descritte da Wyckoff, quindi con un lunghissimo periodo di accumulazione. Indubbiamente i volumi sono davvero molto bassi. L'unica cosa che mi fa un po' pensare che possa rialzarsi e svilupparsi verticalmente è il risveglio dei volumi in quest'ultima parte, che notoriamente è quello che succede dopo una prima fase di accumulo da parte degli istituzionali e degli insider, che normalmente avviene in un arco più o meno di questo periodo, che è la parte centrale di un trading range. Nella seconda parte della lateralità c'è un risveglio dei volumi e della volatilità, cosa che si sta vedendo in questo momento, e secondo me potrebbe essere un buon titolo, però attenzione perché la capitalizzazione è davvero irrisoria e per il mercato americano ha davvero una capitalizzazione secondo me un po' troppo bassa, quindi fate particolarmente attenzione a questo titolo. Dunque, Sante, ci sei con il grafico, sì, di Xpeng? Allora, ho aperto NIO, vediamo prima NIO e poi Xpeng molto volentieri. Perché NIO? Perché in buona sostanza è il concorrente diretto di Tesla, e quindi fondamentalmente per questo mi piace, anche perché se ne è parlato molto nei giorni scorsi. Per quanto riguarda NIO, quindi, importante il disegno grafico che si sta realizzando, che è in buona sostanza una nuova struttura di head and shoulder, quindi un pattern che deve ancora completarsi ma che può rappresentare comunque un pattern di bassista. Nel frattempo però il titolo è fortemente rialzista, mantiene il supporto a rialzo, quasi una 1x1 rialzista che passa sui 49/47 dollari per azione, quindi fino a quando rimane lì sopra il titolo è fortemente rialzista. L'unico motivo di preoccupazione è appunto il ritorno sotto i supporti forti dei 44 dollari per azione, che potrebbe far accelerare il titolo fino agli swing primari di 34-35 dollari per azione, quindi perdere un abbondante 10 dollari di quotazione che sarebbe pesante per il titolo. E se lì dovesse essere scaricato ancora il titolo, potrebbe andare a chiudere alcuni gap lasciati aperti attorno ai 30 dollari prima e 21 dollari dopo. Poi abbiamo detto l'altro titolo, Xpeng, giusto? Esatto, sì, Xpeng. È contato comunque sul NYSE, il ticker è XPEV attualmente, comunque cerca di recuperare più 0,25% di rialzo, però ripeto, non sono state proprio giornate facili per i titoli cinesi quotati in America.
Purtroppo non riesco a recuperare il ticker, perdonatemi. Allora, vengo da te intanto Daniele perché ci sono un bel po' di domande e ci chiedono un parere su Sunnova Energy International, quotato sul NYSE, il ticker è NOVA, un parere proprio naturalmente grafico. Ok, vi condivido lo schermo. Intanto io vorrei dire ai nostri telespettatori che attualmente è in rialzo del 5,59%, ma oggi stiamo vedendo comunque il comparto energetico a Wall Street abbastanza tonico dopo le vendite di ieri. Comunque l'ho recuperato Xpeng, se può interessare. Ok, Daniele, prego. Ok, allora il titolo è interessante, sopra tutte le medie mobili ha avuto un bello spunto, ha fatto una bearish trap qua, quindi una trappola ribassista in cui probabilmente ha ingabbiato dei venditori ed è venuta via con una certa facilità da questa zona. Secondo me è un buon titolo, eventualmente per un acquisto io attenderei una conferma della tenuta di un'area volumetrica intorno ai 35-36 per un riappoggio e anche un buon target perché secondo me punta direttamente ai 56, ci sono un po' di livelli intermedi, però tutto sommato la strada è abbastanza diretta, non ci sono zone di volume così eccessive e poi una volta presi soprattutto questi massimi, intorno ai 41,60, secondo me ha abbastanza campo libero fino al 55,56. Perfetto, Sante, vai con Xpeng e poi vi leggo una domanda da Mirko che è rivolta a tutti e due. Allora, il titolo produce, non lo conoscevo onestamente, conosco più NIO, il titolo produce comunque alla pari di NIO sempre diciamo più specializzato nella parte Cameron da quello che leggo a qualche pare, ecco qua. Il titolo ovviamente in questo momento ha raggiunto una resistenza importante, resistenza perché? Perché è sotto praticamente il supporto dove il titolo è stato mollato, che è la parte dei 48-45 dollari per azione. Lì si sono costruiti due pattern ribassisti tra cui anche un head and shoulder e quindi anche in questo momento sotto resistenza, ripeto, vecchio supporto, si sta replicando la stessa situazione. Ha chiuso il gap praticamente a 45 euro per azione, è stato respinto a 48 e quindi sta costruendo una flag di volatilità. Un'eventuale rottura a ribasso dei supporti di 40 dollari porterà il titolo sicuramente a recuperare la parte bassa dei supporti fino alla chiusura dei gap in area 32 dollari per azione. Al contrario, superata la vecchia questa resistenza che è il vecchio supporto sopra quindi i 48-50 dollari per azione si può recuperare tranquillamente il primo gap rialzista a 53-74 e poi andare sotto swing verso i 59-60 dollari per azione. E dunque vorrei leggervi questa domanda, non lo so se voi state operando con questo tipo di strumenti finanziari, poi torniamo naturalmente sui singoli titoli perché come detto ci sono tantissime domande. Salve, una domanda per entrambi gli ospiti, per un'estate tranquilla ma redditizia, meglio puntare agli ETF o ITN? Intanto specifichiamo che ETF Exchange Traded Funds, invece ETF Exchange Traded Note. No, non so sicuramente, se state lavorando con questi strumenti. Io sicuramente consiglierei i notes. I notes, ok. Daniele, tu che cosa ne pensi? Anch'io consiglierei questi. Okay. Però se posso permettermi, siccome c'è una situazione macro abbastanza nuova, tasse di interesse, disoccupazione, dollaro debole, sempre dei notes, non sottovaluterei anche gli ETF che incorporano delle obbligazioni, in questo caso corporate bonds, soprattutto su aziende storiche e, come faceva osservare giustamente Daniele, su quelle azioni storiche che all'interno magari dei panieri dell'S&P, del Dow Jones, hanno un rendimento storico certo, perché sicuramente l'ingarbugliamento dei tassi di interesse, dell'inflazione, porterà tutto vantaggio dei corporate bond questo periodo di assoluta incertezza che si avvierà da qui a breve sui mercati finanziari. Io sono più esperto sull'azionario, quindi sull'azionario molti titoli non hanno addirittura recuperato non solo i massimi di aprile ma quelli del primo lockdown dell'anno scorso, quindi occhi bene aperti, perché poi gli italiani sanno fare finanza e la sanno fare in tutto il mondo.
Dunque, Daniele, ti leggo un'altra domanda. Buonasera, vorrei sapere di BPER Banca e Falck Renewables. Invece a te, Sante, anticipo già una domanda di un grande amico di Le Fonti TV che si chiama Roberto. Per Mister Pellegrino incarico il titolo Telecom, risparmio comprato a 0,46, post dividendo, anche oggi cala però del 2% ed è a 0,43. Quando mediare? Dunque, partiamo con Daniele e poi Sante torniamo da te. Allora, BPER Banca ha la classica situazione che abbiamo visto, un po' più debole di quanto non si noti in altri titoli. Il colpo molto forte dovuto al Covid, una situazione climatica, come si chiama in gergo, che serve per bloccare il movimento, cosa che però in questo titolo non è servita. Normalmente noi osserviamo in tutti i titoli il minimo di marzo dell'anno scorso, che è sufficiente a generare un punto di minimo assoluto. Vedete, in questo caso abbiamo una serie di minimi successivi che hanno proprio il compito di frenare. Diversa invece la forma classica di rettangolo che abbiamo potuto osservare. In questo senso ci dice che il titolo è più debole del suo comparto. L'abbiamo visto in tutti i modi, c'è stata forza per esempio su Intesa San Paolo, c'è forza su FinecoBank e tutto l'altro comparto bancario, questa stenta un po'. Quindi io ci farei attenzione. Questa è un'area, a mio parere, cruciale, perché qui ha un'area di supporto che, come alcuni trader americani definiscono, è un change of polarity, cioè proprio un cambio di polarità del mercato, ed è un po' il banco di prova della situazione. In più, se ci aggiungiamo che ci passa la media 200 periodi, io attenderei un rialzo sopra la media 200 periodi e quindi la tenuta di quest'area di supporto prima di pensare di fare un investimento, perché comunque è un ritardatario rispetto al settore finanziario, che in questo momento non sta performando bene, ma fino a un mesetto fa ha performato piuttosto bene, e questo non ha mai dato segni di poter essere tra i leader del mercato. Dunque, Falck Renewables? C'è Falck Renewables. Ti sto mostrando oggi comunque in rialzo del 2,5%. Sì, credo l'avessimo anche citato la scorsa settimana. Sì. Direi interessante invece questo. Ha tenuto l'area di supporto con una falsa rottura intorno a metà maggio, adesso sta uscendo dalle medie mobili, e io attenderei solo che si riappoggiasse intorno, anche solo in giornata, quindi con anche solo con un'ombra della candela, di una candela giapponese, intorno ai 5,67, secondo me è un buon ingresso. Stop loss necessariamente sotto i 4,9, quella è l'area, e poi il target potrebbe essere abbastanza alto. Ovviamente questo fa parte delle utilities, il settore non sta in questo momento performando particolarmente bene, l'abbiamo visto anche in Enel, insomma, che devo dire anche una forma abbastanza simile. Bisognerà aspettare l'onda di denaro che verrà posizionata su questi titoli, però in anticipazione potrebbe essere un'idea. Dunque, Sante, riusciamo a rispondere al dilemma del nostro ospite su Telecom? Beh, Telecom, bellissimo titolo, perché è il titolo che meglio rappresenta la volatilità del mercato italiano. Infatti è il primo titolo che ha corso verso il ribasso e ha spinto ovviamente un po' tutti gli altri titoli dell'indice italiano. Adesso si è appoggiato su un supporto molto 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 bello, fondamentale, importante. Da qui bisogna iniziare effettivamente ad intercettare quali possono essere i livelli di accumulazione eventuale, e quindi già questo livello di 0,40 rappresenta, secondo me, un buon livello, ovviamente, per iniziare ad osservare, ma di entrare al momento no. Io entrerei più non appena il titolo si sarà appoggiato sullo swing di 0,38-0,36, oppure eventualmente sulla chiusura del gap con swing annesso a 0,35. Lì mi piacerebbe molto vedere il titolo, e soprattutto mi piacerebbe molto vedere come le macchinette dei grandi trader si adeguano a quei livelli di prezzo, perché occhio, Telecom ha una grande ristrutturazione in corso. Telecom è leader delle comunicazioni in Italia e non solo. Telecom è praticamente il leader di alcune telecomunicazioni molto riservate ai capi di Stato, quindi occhi sempre ben aperti su Telecom, perché è un titolo molto 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 interessante. È strano
che ci siano stati altri avvenimenti proprio nelle telecomunicazioni in questi giorni. Faccio riferimento al voluto cambio di attrezzature tra cui Samsung, Huawei e quant'altro, molto particolare, molto strano, e quindi per questo terrei d'occhio i titoli delle telecomunicazioni. Ottimo, intanto Daniele ti chiedo velocemente, perché siamo in chiusura, un parere sul titolo Atos Genetics, il ticker è ATOS, se riusciamo a rispondere proprio in un flash. Ok, allora, titolo interessante, ha avuto un bello spike rialzista, devo dire anche una volatilità estrema, ha una zona di supporto un po' complessa intorno ai 5,470, difficile valutarlo così, eventualmente si potrebbe aspettare ancora una lieve discesa e una conferma degli swing rialzisti che per il momento permangono, vediamo massimi e minimi crescenti chiaramente sopra le medie mobili, e quindi per me la situazione potrebbe essere di un certo interesse. Non ho idea, non lo conosco come titolo, la capitalizzazione non è alta perché stiamo sui 698 milioni di dollari, che è abbastanza bassa per quanto riguarda il mercato americano, ma l'area è centrale, quei 5 dollari sono abbastanza importanti, quindi se tiene potrebbe rialzarsi. Dunque Sante, volevo capire se riesci velocemente a vedere il titolo FCX quotato sul NYSE per un parere veramente flash. FCX, subitissimo. Sì. FCX, intanto lo sto mostrando, in rialzo dell'1,11% attualmente, prezzo 36,42. Che è Freeport McMoRan, esatto. Cooper, giusto, è gold, quindi strettamente sì, legato alle commodities, che in questo momento è sicuramente un cavallo di battaglia, perché tra inflazione e dollaro debole dovremmo recuperare sicuramente il terreno perso negli ultimi periodi. Il titolo è in buona sostanza, come dicevo prima, appartenente al comparto delle commodities. Dobbiamo, sta caricando il grafico, un secondino. Ecco, in questo momento è su un supporto, 38 dollari, se dovesse abbandonare questo supporto subito, l'altro supporto 34,30, però poi potrebbe rimbalzare verso i 31. Ottimo, grazie mille a Sante Pellegrino, CEO SantePTrader.com, e Daniele Lavecchia di Traders Magazine, grazie mille per essere stati con noi per questo bellissimo panel di Le Fonti Trading Week. Grazie a voi. Grazie, buona giornata a tutti. E noi ci prenderemo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta con Advisory Update e Carlo Cottarelli, rimanete con noi.